Bene bene, salve a tutti, Vincent Warlike, benvenuti nel mio canale e siamo qua con la Georgia. Volevo passare il turno rispetto al precedente episodio, ma questo mi viene impedito perché vengo attaccato dai ribelli nella città di Derben. Come si chiama la città adesso? Non mi ricordo, Erben dovrebbe essere. E qui diciamo che dà più favoriti i regni indipendenti perché si presentano con delle catapulte e anche questi pochi uomini che hanno comunque hanno tutti tre baffi di bronzo, spada e scudo di bronzo. Quindi la vedo molto malata visto che noi abbiamo solo a nostra disposizione pressoché dei contadini armati di lancia. E quindi niente, dovremmo andare in battaglia e vedere cosa fare per contrastare questa minaccia che comunque, ripeto, su Bellum Crucis anche le unità di ribelli sono molto attive e non vuol dire che se noi abbiamo degli insediamenti vicino alla borderline, cioè al confine della mappa, siamo al sicuro. Proprio per niente. Quindi andiamo in battaglia, vediamo di sopravvivere, insomma, di mantenere il nostro insediamento. Andiamo, andiamo. Le truppe sono pronte! Preparatevi alla battaglia! Allora, questo è lo schieramento, insomma, non ho tenuto nessuno sulle mura, visto che hanno le catapulte, quindi andrei a perdere molti uomini se vanno a creare dei varchi, delle brecce nelle mura, quindi mi sembra assurdo lasciare gli uomini lì e lasciarli alla mercé delle loro catapulte, mentre ho messo su questo portone la cavalleria che farò uscire e nel momento in cui i nemici si ammasseranno nelle brecce che andranno a creare, cercherò di attaccarli alle spalle con le cavallerie. Quindi iniziamo la battaglia. Intanto possiamo far uscire le cavallerie, mettiamole qua, intanto avviciniamoci pian pianino. Allora, che facciamo? Iniziano a caricare le catapulte. Ai. Oh là là. Che danni hanno fatto ai danni alla struttura? Ma non al portone, va bene, via. Allora, a questo punto potremmo acceleriamo un attimino, va, acceleriamo un po' il tempo. Tanto è inevitabile. Allora, intanto muoviamoci un po'. No! I nemici hanno fatto breccia nelle porte! Aia. Qui è arrivata una palla di cannone, spostiamoci. Spostiamoci dalle brecce, che sennò ci arrivano delle cannonate mura addosso. sono cadute! L'acciaio e il coraggio siano le nostre difese, ora! Sì. Intendono demolirci. Dove tirano? A che cosa stanno tirando?
Vogliono buttare giù una torre? Cosa stanno tirando? Buttano giù delle torri. Allora, stanno attaccando, quindi un attimo, ferma. Attacchiamo, ragazzi, attacchiamo, frecce infuocate. Portiamo avanti le nostre fanterie. Tiriamo qua in mezzo la mischia. Questi dove vanno? Ecco, quindi sono passate addirittura al tiro infuocato le catapulte. Sembrano aver visto le nostre cavallerie, quindi muoviamoci. Dio ci salvi. Qui abbiamo già le nostre fanterie in rotta, purtroppo. Concentriamoci sulla difesa o tutto andrà perduto. Speriamo che i nostri arcieri ci aiutino. Allora, andiamo ad attaccare qua. Ragazzi, su, avanti, correre, correre. Non abbiamo tempo per questa fanteria. Dai, via, via di qua. Via, via. Ma guarda te, oh, ma guarda te, via! Ma dove andate? Ma dove andate? Ma dove andate? Dove andate? Ma io non capisco dove andate, oh. Che miseria, ma cosa è successo? Perché si sono mossi qua? Tirate qui. Porca miseria, vai, spostatevi qua. Correre. Se in più se succede questo è un casino, eh. Guarda, ormai è finita, ragazzi, è finita. Possiamo solo dare una mano qua. Dai, sfondiamo un po' questi qua. Suona il corno. Dai, elimina questi. Dai, tornate in battaglia, va anche te, un uomo solo. Dai, eliminate sti cavolo qua di cavalieri. Il signore qui ci salvi! Abbiamo perso metà dei nostri uomini! Via. Proviamo a tirare via il tiro infuocato a sto punto. Vabbè, proviamo a questo punto ad attaccarli. Qui per ammazzare una balista ci vuole 10 anni. Forse ci siamo riusciti, via. Andiamo ad attaccare. Dai, ragazzi, su. Teniamo la distanza. Tenere la distanza no, va bene. Oramai non abbiamo più nessuna speranza. Le forze nemiche sono dimezzate ormai.
Qui cosa abbiamo? Quattro uomini che fuggono alla disperata. I nostri arcieri qua non possono fare nulla. Ai ai ai, la vedo molto malata, suona. Non 47, 55, non tendono a diminuire i nemici. Purtroppo, ragazzi, mi sa che perdiamo questo insediamento. Prova a muoverti un po', a spostarti. Proviamo a spostare anche gli arcieri. Scappiamo, non possiamo fare altro che scappare. Solo l'intervento del Signore Onnipotente o di un genio militare può trasformare in vittoria questa tragedia. Allora, intanto, vabbè, il generale nemico prova ad attaccarci. Proviamoci anche noi a questo punto. Loro vanno a conquistare il centro città. Maledetti! I nemici hanno il controllo della città! Ah, muoiono come le mosche, i nostri muoiono come le mosche, non c'è niente da fare. Proviamo a questo punto ad andare a eliminare un po' di questa gente, ma la vedo Prego che dura. il corso della battaglia cambi, poiché la sconfitta sembra pressoché certa. Eh sì, mi sa che la sconfitta è pressoché certa, veramente. Anche il nostro generale non ha la forza di combattere questi ribelli, ragazzi, che non tendono a scendere di numero. Qui finisce. Purtroppo finisce tutto. Non ho nient'altro da fare, non posso fare nient'altro. Proviamo a spostarci a questo punto. Niente, non riusciamo proprio a fare nulla di che. Prego che il corso della battaglia Ai cambi, poiché la ai 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 ai. sconfitta sembra pressoché certa. Intanto manca un minuto e loro avranno vinto. Quattro uomini, tre uomini del generale. Beh, è inutile continuare, andiamo avanti veloce, lasciamo oramai Presto, mio questa quel pazzo del nostro generale ha gettato via la sua vita e sconfitta il corso amara, al cielo. veramente E una Dio mi salvi! sconfitta amara. Possiamo solo votarci all'espiazione di questa sconfitta distruggendo il nemico dal prossimo Maledizione. scontro! Maledizione, guardiamo qua. Distratto time, ma sono una cosa miserabile. Sono una cosa miserabile, veramente, cioè. Allora, fine di una dinastia. Ok, una nuova principessa russa.
Concilio dei Nobili 1211, prestigio al 100%. Ah, intanto qua i bizantini insistono nel attaccare i nostri porti. Introiti non ne abbiamo, abbiamo perso una città che ci dava degli introiti, è caduta Derbend nell'oblio e quel che è peggio è che anche alla mercé dei cumani che se volessero andare a conquistarla adesso. Allora, siamo in guerra con i bizantini, vabbè, i bizantini rompono le alleanze con i russi, speriamo che i russi ci vengano a dare una mano. Allora, morto nobilmente in battaglia, ma sì, ok. Le tue forze si dissolvono, Mio signore? Dobbiamo trovare delle Naturalmente, trattative con mio signore. qualcuno che ci possa Riposerò dare qui, una mio mano. signore. Non abbiamo soldi, non abbiamo soldi. Sono precipitati i nostri introiti. Sono precipitati i nostri introiti. Allora andiamo a vedere un po' di muovere qua questa Pronto a gente. commerciare. Dai, andate a Come raccogliere della desiderate. roba, va. E se no qua. Mio signore, vado, devo riposare fino a domani. Sì, mio signore. Sì, mi muovo. Continuerò domani, mio signore. Tanto qua abbiamo perso un altro. Ah no, è quello là. No. Sì, è quello lì che stava raccogliendo l'argento. Accipicchia, accipicchia, accipicchia. Qui incalzano i turchi. Mio signore? Vai qua fuori, te. Chi vi ha infastidito? Dobbiamo Sì, andare a vedere mio di signore. recuperare dei Sì, soldi. con discrezione. Allora, il stesso discorso vale per questa città e anche per questa. Qui potrebbero arrivare i ribelli da qualunque parte. E avete visto che sono veramente ostici da combattere. Qui che posso mandare? Se lascio qua aperta i bizantini mi attaccano in questo senso. Qui abbiamo turchi e turchi qua. Non possiamo fare niente, non possiamo fare niente, quindi va, passiamo il turno. Allora, è morto il sovrano di Novgorod. Pazienza. Allora, guardiamo un po', guardiamo un po'. Intanto qui ci sono delle guerre tra egiziani, no, qua qui siriani e crociati. Pronto a commerciare. E hanno spostato il mio commerciante, questo non va bene. Se no non raccoglie nulla. Qua cosa c'è del ferro? Come desiderate. Sì, vale dei Dai, soldi, mio raccogli signore. qua armi e cavalli. Allora, qua Il dovremmo andare a problema, vedere, qual è ma. il suo nome? Ma certo. Di chi o di cosa mi devo sbarazzare, signore? Sto per occuparmi di una persona o di un luogo. Sì, mio signore. Indicate un Dov'è? obiettivo Ma è e sparito verrà qua il eliminato. tipo? Beh, me lo fai Chi vi vedere, ha no? infastidito? Ma certo. Sto per occuparmi di una persona o di un luogo. Sì, con discrezione. Indicate un obiettivo e verrà eliminato. E vabbè, ok, me lo dai qua dentro, ma me lo fai Di chi o vedere di o cosa mi no? devo sbarazzare, Vai, prova a signore? sabotare qualcosa, che ne Il so. fuoco consumerà l'edificio e Pure il povero sabotaggio zar. fallito, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Allora, guardiamo un po' cosa fare, perché sono un po'. Nobile sire, molto Mi bene, mio trovo un po' signore. in difficoltà, Sì, avete una proposta per veramente. noi? Dai, un'alleanza. E un accesso militare.
alleato, ti offro tutto quello no, che ho. Ma forse potreste riconsiderare i termini. Molto bene. Che altro avete da proporci? Un'alleanza? Non parliamo mai. Ma vaffanculo, dai. Uffa. Ai 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 ai. Allora, mettiamo insieme un esercito, dobbiamo andare a conquistare quell'insediamento là. Allora, te... Io, signore. Vai a raccogliere là, ok. No, oh, ma tutte le volte rimangono impantanati contro qualcosa. Dai! Non posso procedere. Allora, dai, vai a raccogliere qua. Come desiderate. Pronto a convergere. Vai qua. Ok, vado. Tanto qui il Sacro Romano Impero qua fa il bello e il cattivo tempo. Ci dobbiamo muovere. Allora mandare questi. Ok, Vostra Maestà. Sì. Vabbè, portiamoli mio qua. Signore, continueremo domani, mio signore. Qui ordini, dobbiamo uscire, non ordini. So. Vostra Maestà, sì, comandate. Va bene, mandiamoci Vostra anche Maestà. Questi. Muoversi, riuniamo le forze, mio signore. Mentre qua dobbiamo andare ad attaccare immediatamente sì, questo sì, esercito come prima che servirvi, diventi sultano. Più pericoloso del dovuto. Non guardiamo spreco un po' parole con voi, infedele. Altre cavallerie. Sultano. Possiamo arrivarci, quindi portiamo qua anche queste cavallerie. In marcia. Ok, allora attacchiamo i turchi qua. Cerchiamo di sventare queste minacce. Quindi andiamo in battaglia. Non ci arriviamo neanche. Ecco, bene, molto bene. Allora, non riusciamo neanche ad andare in battaglia qua. Mentre qui non spreco parole con voi, infedele. Possiamo riuscire ad andare in battaglia qua. È un onore servirvi. Sì. Dio sia con noi uomini. Ok, una notturna, no, non ho voglia di giocare una notturna. Quindi andiamo a combattere anche questa battaglia. Otterremo una vittoria nel nome di Dio. Allora, questo è lo schieramento, quindi arcieri davanti, lancieri in prima linea e dietro le fanterie pesanti, mentre sui lati abbiamo i nostri schermagliatori a cavallo. Quindi iniziamo la battaglia, vediamo di andare verso lo schieramento nemico. Ok, muoviamoci. Intanto vediamo che sono veramente tanti i suoi schermagliatori, ragazzi, sono tantissimi. Tiriamo in cerchio, via. Tiriamo in cerchio, ok. Allora prendiamo gli arcieri che sono già in difficoltà, come al solito. Attacchiamo. Ok, iniziato lo scontro. Le sorti della battaglia pendono dalla nostra parte. Se rimaniamo saldi e impavidi, la vittoria sarà nostra. Proviamo ad andare ad eliminare un po' dei suoi arcieri, almeno quelli a piedi. Tanto le nostre cavallerie sono già in difficoltà, le cavallerie di schermagliatori. Attacchiamo qua. Correre. Ci attaccano alle spalle questi infami. Portiamo una fanteria pesante qua dietro. Dai, su, però correre, cazzo.
Portiamo qua anche questa cavalleria a correre qua. Ci stanno attaccando le spalle, maledetti, maledetti. Correre. Allora, ribelliamo una qualche fanteria qua, ok. Correre, correre ragazzi, se no perdiamo tutti gli arcieri. Purtroppo i nostri lancieri, le nostre fanterie non hanno nessuna abilità nei georgiani. Continuiamo qua ad attaccare un po' di gente. Andiamo a dare una mano qua, veloci. Andiamo a dare una mano a questa cavalleria qua. Dai, andiamo a dare una mano qua, ragazzi, su. Attacchiamo quella cavalleria là prima che ci venga addosso. Avanti qua. Su ragazzi, non scappate, non scappate. Vai, girate dietro, va. Le forze nemiche sono dimezzate ormai. Se sono più forti i nostri lancieri, rimangono nei ranghi i nostri lancieri, mentre i nostri arcieri, volevo dire, mentre i nostri lancieri scappano come dei conigli, ragazzi. Dov'è la nostra cavalleria pesante? Ah, che sì. Il Signore ci salvi! Abbiamo perso metà dei nostri uomini! Allora, i nostri arcieri, ne abbiamo 54 qua, ok, tirate là ragazzi, avanti, avanti. No, volevo eliminare qua, dai. Ok, sotto ragazzi, sotto, tornate in battaglia, tornate in battaglia. Qui ci siamo liberati di un po' di gente, proviamo ad andare ad attaccare. Ottimo, li abbiamo mandati via in fuga, attacchiamo qua. I nostri arcieri avanzati sono qui, ok, tirate qui. Riorganizziamoci ragazzi, qui possiamo togliere lo schieramento al momento. Allora prendiamo tutte le nostre fanterie, portiamole qua al momento, torniamo ad organizzare. Allora il generale, ok. Allora voi andate a eliminare questi di arcieri, voi andate a eliminare questi qui. Ok, sono in fuga. Allora andiamo a eliminare questi. Dai, inseguiteli, attaccateli. Ok, bene, andiamo avanti con il nostro generale. Non è saggio giudicare un giorno prima del tramonto, ma oggi i nostri stanno ottenendo una splendida vittoria. Avanti. Poi tutta sta neve qua, un bianco che non si vede niente. Allora diamo un'occhiata un po'. Ehi,
andiamo ad attaccarli noi, via. Correre. Va bene, stiamo eliminando un po' di gente. Andiamo avanti, avanti. Ok, questi si sono liberati, andiamo ad attaccare. Ok, direi che potremmo accelerare. I nemici fuggono dal campo. Va bene, inutili bifolchi. Continuo a eliminare un po' di gente, ci vediamo subito dopo. Allora, non siate così malvagio, Sadik. Insomma, voi siete degli stronzi, quindi noi vi giustiziamo. Benedetto sia il Signore. Allora, riportiamo l'esercito qua. Sì, sire. Portiamo dentro le cavallerie, visto che ci riusciamo. Avanti così. Ok. Nobile sire. Continueremo alle prime luci. Bando alle ciance. Affrontatemi. Allora io direi al momento di portare. Attacchiamo un po' qua il molo dei Romei, così imparano. Blocchiamo il commercio di questo porto. Così imparano. Allora, espansione al seguito. Lebbroso, armata nemica in rotta. I soldi 3500, non dovremmo andare sempre in rosso, ma di poco. È un onore servire. Qui non riusciamo ad arrivarci, sire, purtroppo. Con le benedizioni di Dio e vostra, marciamo in battaglia. Sì, sì. Quanti sono Yalla, questi? Il mio sultano vi vuole morto. Tutti col punto interrogativo, ma sono tutti sempre fortissimi. Io non lo so, ragazzi, ma dove cavolo li prendono tutte ste esperienze? Vostra maestà. Allora, qua intanto ci muoviamo in quel senso. Qui poi potremmo andare ad attaccare questi Romei. Preferiremmo vedervi morto. Dobbiamo assolutamente arruolare dei tiratori a cavallo, tantissimi, veramente tantissimi, sennò qua non riusciamo a sopravvivere. Anche le battaglie in campo aperto vedete che sono molto complicate senza tiratori a cavallo. Quindi direi di concludere qua questo episodio, ci vediamo nel prossimo, sperando bene di riconquistare un po' di forze e andare avanti. Ciao a tutti.